Bene, buonasera e benvenuti alla proiezione di Fixer. Allora, credo che molti di voi sappiano che cosa è stata in questi ultimi 10-12 anni, in particolar modo la cosiddetta New Wave rumena, no? Soprattutto sul mercato internazionale più che in Italia, dove pochi hanno avuto modo, purtroppo causa distribuzione ovviamente, di conoscerne l'importanza. Indicativamente agli inizi del nuovo millennio si è affacciata appunto questa nuova onda rumena con registi che molto più che in precedenza sono riusciti a raccontare la loro realtà. Ovviamente i nomi più importanti sono due in particolar modo, cioè Cristian Mungiu, di cui i film sono usciti in Italia, e Cristi Puiu, ma ce ne sono tanti altri. Qui a Torino avevamo presentato anche alcuni film di Kalim Peternazer. Oggi forse è arrivato il momento di una nuova onda, non so, comunque di una generazione leggermente successiva, che però non è meno importante, non è meno forte di quella che l'ha preceduta in un certo senso. E uno dei rappresentanti più interessanti è con noi quest'anno con due film. Uno è già passato, si chiama Illegitime, e quest'altro è Fixer, che trovo davvero, per quanto mi riguarda, forse uno dei film più belli dell'anno, perché ha una forza e una anche pietas nei confronti dei personaggi davvero inconsuete, davvero straordinarie. È membro della nostra giuria per il concorso principale ed è qui con noi Adrian Sitaro. Grazie mille. Buonasera. It's fantastic to be here. I have, as he said, two feature films in Torino Film Festival. I think maybe it's the first time when I have, maybe the last time when I. Louder! Louder! It's the first time and maybe the last time when I have two features in the same festival, two feature films, and I have to thank for this privilege and for my memories to the programmers and Emanuela for that. E buonasera a tutti. E come avete sentito, sono qui con due film. Ed è per me la prima volta, penso anche l'ultima volta, non penso che mi ricapiterà di nuovo, di avere due film nello stesso festival, e devo veramente ringraziare, per me è un grande onore, un grande piacere, devo veramente ringraziare Manuela, il festival che ha fatto programmazione, diciamo, per questo grande onore. Fixer, it's a feature film, maybe the first one that I did. It is not my script. It was a story based on true facts that happened to my DP many years ago when he worked for France Press Agency in Bucharest. And I felt many things in common with my job that I'm doing directing, and many similarities. We talk a lot, and we work together on the script with his wife and Răzvan Rădulescu, like a script consultant. So it's, or maybe that you have to know now, that it's based on true facts. And I hope to enjoy. And if you are seeing me on the street or somewhere, come to me if you have questions, or if you hate it, just tell me. It's okay. Thank you very much. Buona visione. Per quanto riguarda i film che state per vedere, Fixer, e in questo caso la sceneggiatura non è una mia sceneggiatura, ma è comunque la cosa che dovete sapere principalmente, che è basato su una storia vera, nel senso su una storia che è avvenuta ed è stata vissuta dal mio direttore della fotografia, quando, prima di diventare direttore della fotografia, comunque lavorare nel cinema, lavorava a Bucarest per la France Press come Fixer, appunto Fixer, e ci siamo, siccome mi ha interessato molto anche questo suo lavoro, diciamo, e abbiamo parlato, la sceneggiatura è stata scritta in realtà da lui, dalla moglie, e abbiamo parlato insieme a lui, la moglie e un consulente alla sceneggiatura, e sviluppando appunto questo film, che spero vi piacerà,
e che in ogni caso se mi, io sono in giro, se mi incontrate per strada fermatemi pure, fatemi domande, oppure se il film non vi è piaciuto prendetemi pure a schiaffi, ma spero che vi piaccia ugualmente e buona visione. Sì, è vero, è in giro, ma domani deve giurare nel concorso, quindi non so quanto possa essere in giro, soprattutto con questa pioggia. Bene, buona visione, grazie.